Luca, analizziamo, proviamo a analizzare questa sconfitta 5-0. Secondo te è un risultato giusto o no per quello che abbiamo visto nei 40 minuti? Ma non so dirtelo se è giusto o meno. Forse è largo, ma cambia poco. 1-0, 5-0 cambia poco in questo sport. Fatto sta che abbiamo perso in casa e ci tenevamo a fare bella figura perché comunque non avevamo mai vinto in casa. Venivamo da due buoni risultati, due buone prestazioni, per oggi non abbiamo fatto quello che dovevamo e purtroppo la partita non è andata bene. Ti chiedo se è riduttivo soltanto parlare dell'aspetto offensivo, perché avete segnato un gol nelle ultime due partite, quindi se sei convinto che basta un po' più di cattiveria per iniziare a fare punti, a vincere in casa, o se manca anche qualcos'altro? No, ma diciamo che anche l'anno scorso non è che facevamo tanti gol, il problema è che ne prendevamo pochi, quindi non siamo una squadra fatta per fare 4-5 gol a partita. Possiamo anche farli, ma non deve essere questo la nostra forza. La nostra forza sta nel difendere e nel fare le cose per bene. Oggi abbiamo preso due gol su palla da fermo, e abbiamo preso un altro gol perché non abbiamo magari seguito l'uomo e gli altri ti puniscono. Noi dal canto nostro abbiamo avuto le nostre azioni, non le abbiamo messe dentro, un po' per bravura del portiere, ma forse perché noi non siamo stati in grado, quindi dobbiamo lavorare su quello. Giochiamo mercoledì a Bovalino, quindi non so se è un bene o un male. È un bene perché subito hai la possibilità di rigiocare e metterti, fare le cose come vanno fatte e fare un buon risultato. Ovviamente è dura perché abbiamo due giorni per preparare la partita di Bovalino ed è complicato ovviamente tirarsi su e dobbiamo farlo, soprattutto noi più grandi dobbiamo cercare di guardare avanti e cercare di fare le cose come vanno fatte.